Buongiorno a tutti e in particolare ai nostri allievi ai quali sono dedicati questa serie di incontri. Benvenuti al nostro terzo appuntamento di WinFight. Oggi è un appuntamento veramente importante. Impareremo un movimento efficace e determinante che potrebbe fare veramente la differenza in uno scontro reale. Un movimento che il nostro fondatore, Sifu Victor Gutierrez, ed il nostro responsabile nazionale, Sifu Marco Guidi, ai quali certo non manca un'esperienza di combattimento reale, hanno dato talmente tanta importanza da inserirlo come primo movimento della nostra forma. Quindi una delle prime cose da imparare ed una delle prime cose da insegnare ai nostri allievi. Ed il nostro Sifu Giovanni Filippello prossimamente lo inserirà nei nostri programmi della WT Asia. Pertanto, seguiteci. Il movimento a cui facciamo riferimento è un movimento composto. Che significa movimento composto? Movimento in cui le braccia simultaneamente fanno un movimento differenziato. Nel Wing Chun tradizionale abbiamo la simultaneità e insegniamo la simultaneità intorno al quarto grado, in cui diciamo, l'allievo ha già fatto circa 2 anni di esperienza nel Wing Chun e cominciamo ad insegnare il Nuxeo, quindi la simultaneità dei colpi. La simultaneità dei colpi nel quarto grado inizia con il Nuxeo, nel quinto il doppio controllo esterno con la gomitata, quindi Nuxeo, Nuxeo, quinto doppio controllo esterno, gomitata, doppio controllo esterno, gomitata, ma anche nel sesto controllo esterno, palmata, controllo esterno, palmata, quindi nel sesto controllo esterno, palmata. Nel settimo con il pugno tanzo, paxa o pugno, pugno tanzo, paxa o pugno, pugno tanzo, paxa o pugno, pugno tanzo, paxa o pugno. Nell'ottavo con il bonsa o uso, quanza e doppi pugni, bonsa o uso, quanza o doppi pugni, bonsa o uso, quanza e doppi pugni. Insomma, nel Wing Chun tradizionale i movimenti simultanei non mancano, ma il nostro movimento è particolare. Cerchiamo di scoprirne insieme l'efficacia. Il nostro movimento composto è determinato dall'azione simultanea di Fuxo e Lanzo. Fuxo e Lanzo. Andiamo a vedere le caratteristiche di questi due movimenti. Il Fuxo è lo stesso Fuxo che abbiamo visto precedentemente nei doppi Fuxo. Ve lo ricordate? Forse nella prima lezione. La mano, il braccio e l'avambraccio non sono né completamente stesi né completamente richiamati. Orientativamente possiamo dire che c'è un pugno tra l'avambraccio e il braccio ed un pugno tra il torace e il braccio. La mano è posta al confine. Abbiamo detto che l'avremmo spiegato bene, lo spiegheremo bene. Adesso orientativamente mettiamola a circa 5-10 cm dal margine esterno del nostro deltoide. Il gomito viene posto sulla linea emiclaveare. Che vuol dire? Vuol dire che io prendo la clavicola, la divido in due, traccio una linea perpendicolare alla linea di terra. Questa coincide grossolanamente con il capezzolo. Quindi il gomito va posto sul capezzolo e la mano va posta sul confine a specchio e quindi a 5-10 cm dal deltoide. Il lanzo. Il lanzo sappiamo che è un movimento orizzontale in cui polso e gomito sono sulla stessa linea, ben diverso sappiamo dal bonsao in cui il polso è inferiore al gomito. Poggiamo il nostro lanzo sopra le spalle dell'avversario in maniera tale che il gomito ci protegga dall'altro confine. Quindi da qualunque movimento, da qualunque posizione noi siamo, in qualunque movimento noi stiamo, facciamo lanzo, fuxo, lanzo, fuxo, lanzo, fuxo. La mano del lanzo è anteposta alla mano del fuxo, tale per cui se l'impatto dovesse essere eccessivo, c'è la mano del fuxo che ci protegge. Per 100 volte a sinistra e a destra. 99, 100. Abbiamo imparato il movimento delle braccia, ma non basta. Dobbiamo imparare
a mettere dietro le braccia il corpo, in questo caso testa e busto. È un assioma del Wing Fight. Testa e busto devono essere sempre in protezione, mai in posizione centrale scoperta. Quindi, in una situazione di traslazione, piccola rotazione, la spalla interviene in copertura, la testa defilata e questo è il movimento. Bam. 100 volte a sinistra, 100 volte a destra. Imparato il movimento di copertura della testa e del busto, 100 volte a sinistra, 100 volte a destra, adesso facciamo un movimento un pochino più complesso, con un unico comando andiamo sinistra-destra. Tutto questo per 100 volte. Dopodiché per altre 100 volte andiamo destra-sinistra. Dopodiché alterniamo sinistra-destra, destra-sinistra. Tutto questo per 100 volte. Abbiamo imparato il movimento delle braccia, abbiamo imparato il movimento di copertura della testa e del busto, ma non basta. Dobbiamo adesso imparare il movimento delle gambe. E qui abbiamo il secondo assioma del Wing Fight. Ogni colpo che noi portiamo dobbiamo essere in movimento continuo. Il movimento continuo a cui facciamo riferimento è naturalmente un movimento in diagonale. La diagonale può essere anteriore, la diagonale può essere anteriore, la diagonale può essere posteriore. 100 volte facciamo un movimento in diagonale anteriore e posteriore con il lanzo destro. Altre 100 volte, stesso movimento in diagonale anteriore e posteriore con il lanzo sinistro. Ogni movimento che facciamo, pensiamo ad un eventuale impatto che può avvenire indistintamente sia sul lanzo sia sul foxhaw. Non mi cambia nulla, perché sono in copertura e sono in movimento continuo. Per 100 volte, facciamo l'esercizio mantenendo sempre la stessa guardia, prima da una parte e poi dall'altra. Fatto questo per 100 volte, dobbiamo passare ad un esercizio un pochino più complicato. Adesso cambiamo la guardia ogni passo. È sottinteso che tutte le volte che passo per il centro è un esercizio. In combattimento il movimento del pendolo non è auspicabile. Quindi io, nel momento in cui sono in combattimento, posso benissimo rimanere sulla stessa diagonale e poi cambiare e andare sull'altra diagonale, senza fare il movimento del pendolo. Ma questo ora mi fa abituare ad un esercizio in cui ad ogni passo cambio la guardia. Presa tanta dimestichezza con ogni passo un movimento, aumentiamo la difficoltà con ogni passo due movimenti, sia indietro sia avanti. Ogni passo due movimenti, sempre in
Movimento continuo di gambe in posizione diagonale. Come tutti i movimenti del Wing Fight, e soprattutto questo movimento, non abbiamo movimenti in passivo, non abbiamo delle guardie, non abbiamo delle parate, ma questi sono colpi. Colpi da noi portati naturalmente in protezione. Quindi con questo nuovo concetto del colpo, noi dobbiamo muoverci sempre in diagonale, ma pensando che in questi siano dei colpi. Eccoci al termine. Nel lasciarvi all'allenamento di questo straordinario movimento che deriva dal Wing Chun e la cui trasformazione ed applicazione è specifica del Wing Fight, vi ricordo che per quanto la sua struttura sia compatta, protettiva e resistente, non funziona se siamo immobili. In combattimento nulla funziona se siamo statici. C'è un detto militare a proposito dei carri armati in combattimento che recita: carro fermo, carro morto. In battaglia il carro armato è in continuo movimento, proprio per spiegare come la salvezza, malgrado la struttura forte, sia nel movimento e quindi nel nostro caso specifico nell'attività degli arti inferiori. C'è un'altra considerazione però sempre di derivazione militare, e cioè la nostra testa come il generale, e cioè la nostra testa come organo principale che dobbiamo proteggere continuamente, e quindi il nostro generale. Il generale deve essere sempre coperto dalle sue truppe, quindi qualunque movimento noi facciamo, il generale deve essere dietro, coperto. Nel quarto appuntamento cominceremo a vedere alcune bellissime applicazioni da effettuare in combattimento a partire proprio da questo movimento, Lanza o Fuxo. Continuate a seguirci.